Caro pubblico, mi chiamo Antonio Pappano, sono il direttore musicale dell'orchestra e coro dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e voglio farvi un invito per tre concerti, dicembre 14, 15 e 16, dedicato a due compositori, Bizet e Borodin, 2B, e questo concerto comprende due sinfonie a cui sono molto legato, la Sinfonia in Do di Bizet e la Sinfonia in Si minore di Borodin. Bizet è il compositore che noi conosciamo come il compositore di Carmen. E infatti ho scelto dei brani dell'opera di Carmen, corale ed strumentale, che sì, è una musica molto molto conosciuta, ma la raffinatezza, la bellezza è sempre unica. La sinfonia è una creatura molto francese, molto frizzante e molto brillante, con un movimento lento stupendo, con un solo per oboe veramente. Ah. Ho fatto la stessa cosa con Borodin, scegliendo una sinfonia, la grande Sinfonia in Si minore, che è un pezzo molto, molto russo. Voglio dire che la scelta è stata quella di cercare di evitare a tutti i costi gli influenzi europei. Tchaikovsky aveva aveva una grande ammirazione per la musica europea, francese, tedesca, e allora Borodin la pensavo diversamente. Lui dice: io sono un compositore russo, dobbiamo rimanere con il nostro folclorismo, le nostre influenze, il nostro suono. E ha creato questa sinfonia nazionalista nel senso positivo del termine, bellissima. L'accoppiamento è con le danze poloveziane della sua opera Prince Igor. Di nuovo un pezzo orchestrale, corale, che finisce il concerto in brillantezza, spumante, preparandosi per Natale. Prendo questa opportunità per augurarvi tutti un buon Natale e tantissime belle cose per l'anno nuovo. Grazie.